Serata calda a Pisa per la presentazione del libro Viaggio in Toscana del presidente della regione Enrico Rossi, che è dedicato alla città della Torre tre capitoli, di cui uno dedicato, guarda un po', proprio alla guerra dei 40 anni fra gli aeroporti di Pisa e di Firenze. A tutt'oggi in corso fra regione e comune, anche se gli scali sono stati appena inseriti dal governo fra quelli strategici a condizione che siano gestiti da un'unica società. Contestazione anti-Peretola all'esterno, con manifestanti muniti di nasi da clown e da Pinocchio, e sala gremita all'interno per ascoltare il governo e i vertici del PD toscano, il segretario regionale Dario Parrini, responsabile dell'organizzazione Antonio Mazzeo, il capogruppo in consiglio regionale Ivan Ferrucci, che hanno illustrato le strategie del partito regionale per dimostrare, dati alla mano, che Pisa non viene penalizzata in attenzione e investimenti rispetto al resto della Toscana. Rossi ha negato anche il presunto esodo verso Firenze di alcuni luminari della sanità pisana. Che Pisa corre anche su questo, noi non possiamo interferire sui concorsi, sarebbe anche un reato a farlo. Pisa ha tutte le caratteristiche e le possibilità di avere una sua fase di forte crescita, la regione è sempre stata accanto a Pisa, sull'aeroporto si può continuare a investire, l'integrazione, la società unica dei due aeroporti può consentire di velocizzare il treno con argomenti più forti. E poi c'è il nuovo ospedale in costruzione, gli investimenti sull'università e la ricerca, i bandi per le imprese e per i giovani, concetti ribaditi anche da Mazzeo, Ferrucci e da Parrini. Chi eserciterà fino in fondo la propria responsabilità di forza che da sempre governa questa regione, lo farà nel senso dell'innovazione, all'insegna di strategie di ampio respiro in vari fronti, dalla sanità alla formazione, alle politiche del lavoro, di sviluppo, alle infrastrutture,